Palermo, portata in salvo da due poliziotti, una giovane donna e la sua bambina erano rimaste intrappolate nel loro appartamento causa un incendio. Palermo ha arrestato un parcheggiatore abusivo per aver aggredito un uomo, avrebbe preteso il denaro dalla vittima. Si terrà il prossimo 5 maggio l'incontro tra i comuni siciliani per affrontare i temi principali della crisi. Ad intervenire è il sindaco Leoluca Orlando. E il ragioniere Francesco Poma, il nuovo presidente della Consulta sull'handicap di Castellammare del Golfo. Tanti saranno i progetti volti a sostenere la categoria e molte le barriere architettoniche che verranno abbattute. Buonasera e bentrovati a Studio TV7. Oggi è il 29 aprile, quindi penultimo giorno di programmazione per quanto riguarda il mese di aprile. Iniziamo parlando di un avvenimento di cronaca. Bisogna stare molto attenti in casa quando accendiamo le candele, quando ci sono le tende vicino a fonti di calore, perché l'imprevisto e l'incidente è sempre dietro l'angolo. Non ci pensiamo, ma può succedere a tutti. Basta una piccola distrazione, così come è successo ad una donna di 25 anni a Palermo, che è stata per fortuna salvata insieme alla sua bambina dalla polizia. Era scoppiato un incendio nel loro appartamento e ad aver scatenato le fiamme è stata la tenda della cucina finita occasionalmente tra i fornelli. Mamma e figlia salvate dalle fiamme, tirate fuori da un incendio grazie al coraggioso intervento di due poliziotti. La telefonata alla centrale operativa di polizia di Palermo è giunta ieri pomeriggio e da lì il disperato bisogno di prestare aiuto. Causa un incendio scoppiato in un appartamento di via Giovanni Dotto. Subito dopo la telefonata, una pattuglia è immediatamente giunta sul posto, una corsa contro il tempo per arrivare all'11° piano dove una donna e la sua piccola di soli 4 anni erano rimaste bloccate all'interno dell'abitazione in preda alle fiamme e al fumo. I poliziotti, dopo essersi fatti aprire la porta dalla 25enne, trovata in un totale stato confusionale, hanno affrontato le fiamme per tirar fuori le vittime. Poco dopo, recuperato l'istintore in dotazione, gli agenti si sono diretti verso la cucina, luogo d'origine dell'incendio, e subito si sono resi conto che ad aver scatenato le fiamme era stata una tenda finita con un colpo di vento sui fornelli. Una volta spento l'incendio, i poliziotti hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per una consulta tecnica, nonché i sanitari del 118 per accertare lo stato di salute della ragazza e della bambina. Si è riuscito ad evitare il peggio solo grazie alla tempestiva segnalazione e all'intervento dei due agenti rimasti lievemente ustionati durante le operazioni di salvataggio. E adesso parliamo di un caso, l'ennesimo, che riguarda i posteggiatori abusivi, un momento difficile, pretendono i soldi da tutti e questo spesso scaturisce la violenza anche da parte loro. In questo caso è finito in manette un bengalese di 37 anni, parcheggiatore abusivo, che in pieno centro a Palermo ha minacciato un uomo per avere i soldi e la vittima era in compagnia del suo bambino di 10 anni. Mi deve dare soldi, questa l'intimidazione, ma al rifiuto sono scattate minacce e spintoni da parte del posteggiatore abusivo di turno nei confronti di un uomo. È accaduto al Teatro della Storia in via Ugo La Malfa, nei pressi del parcheggio libero di un grande magazzino di Palermo. L'automobilista, un uomo di 42 anni, impaurito anche per la presenza del figlio di soli 10 anni, ha così chiamato il 113 e gli agenti giunti sul posto hanno arrestato un bengalese di 37 anni con l'accusa di tentata estorsione. L'uomo, mentre si accingeva a recuperare la propria auto dopo aver fatto compere al grande magazzino insieme al figlio, è stato avvicinato dall'extracomunitario che, come da triste copione, ha chiesto del denaro per il parcheggio. Al diniego, il bengalese ha insistito con minacce verbali e spintoni, minacciandolo di rompergli la macchina, il tutto davanti a diversi testimoni. Ormai, con ciclica cadenza, fanno sapere dalla questura, si susseguono nel capoluogo blitz ed arresti della Polizia di Stato nel tentativo di bonificare e restituire agli automobilisti palermitani intere aree destinate al libero parcheggio. Con l'operazione antiparcheggio abusivo, tali zone vengono sottratte al malaffare che attraverso affidabili sentinelle sul territorio, ovvero extracomunitari, quasi sempre in regola con le norme di soggiorno, amministrano il ricco business. Gli stranieri, oltre che la professione, hanno ereditato dai committenti palermitani anche arroganza
distanza e modi inurbani con cui non solo sconfinano nell'infrazione al codice penale, ma, concludono, indispettiscono e talvolta impauriscono l'automobilista. È stato deciso già da tempo, ormai siamo in prossimità della scadenza, che i comuni siciliani si riuniranno in assemblea il prossimo 5 maggio per far fronte alle principali problematiche della crisi causate anche, come sentiremo nel servizio da Leo Luca Orlando, dalla regione che ai comuni assolutamente non pensa. È stata convocata per il 5 maggio l'assemblea organizzata dai comuni siciliani, che avrà come oggetto ancora una volta la crisi della regione. L'incontro si terrà a Palermo, mentre già ieri mattina a Villa Niscemi l'ufficio di presidenza dell'Associazione dei Comuni della Regione ha illustrato le linee generali della protesta in presenza del sindaco Orlando. Quest'ultimo, dopo aver attaccato pesantemente il presidente Crocetta, ha dichiarato che fosse necessaria un'assemblea di tutti gli amministratori comunali, assessori e consiglieri per redigere un testo che verrà presentato al governo e al Parlamento nazionale affinché questa voce unanime porti nuovi frutti. Gli enti locali devono far fronte a tante esigenze, quali i rifiuti, gli stipendi dei precari, i liberi consorzi, questi ultimi che in mancanza di norme effettive rendono la situazione ancora più complicata dal momento che i comuni dovranno scegliere entro 6 mesi quale norma applicare. Questa crisi non può andare avanti, deve avere una fine. Ad oggi i comuni incassano 4 tributi, l'IRPEF, l'IMU sulla seconda casa, la TARI, la TASI, già tutte al massimo delle aliquote e che adesso non basteranno, considerati 100 milioni in meno del fondo di autonomie locali che servivano a pagare i mutui. Così il 5 maggio i comuni si incontreranno presso i cantieri culturali della ZISA di Palermo, dove per un'intera mattinata si discuterà di precari, fondi europei, Expo 2015, federalismo fiscale, riforme e servizi, per poi alle 15 incontrare la stampa. Questo governo regionale, questa assemblea regionale, questa Sicilia sono oggettivamente un problema per tutti i comuni siciliani. Quindi non è un problema che riguarda Palermo e il governo regionale o Palermo e l'assemblea regionale, ma riguarda esattamente l'assoluta insensibilità dell'Assemblea regionale e del Governo regionale per i problemi dei siciliani, e i comuni sono chiamati a svolgere la prima linea rispetto ai bisogni e al diritto al lavoro, bisogno e diritto alla salute, bisogno e diritto al trasporto pubblico, bisogno e diritto all'assistenza sociale, bisogno e diritto alla cura dell'ambiente. E la scarsa produttività di Rosario Crocetta e del suo governo si evidenzia anche in quelli che sono i dipendenti della formazione. Doveva fare la rivoluzione nella formazione, invece insomma, la categoria che già aveva i suoi problemi è stata assolutamente ulteriormente danneggiata dalle scelte del governatore di Sicilia. I lavoratori della formazione scenderanno per le vie del centro già domani per uno sciopero per manifestare il proprio dissenso nei confronti del governo. Il 30 aprile e il 12 maggio si terranno gli scioperi dei lavoratori della formazione professionale. Le manifestazioni verranno guidate dai sindacati di categoria FL CISL Scuola e UIL Scuola, che occuperanno le principali vie del centro palermitano. Nel periodo compreso tra il 1 e l'11 maggio si terranno invece manifestazioni di protesta e sensibilizzazione davanti alle prefetture delle città siciliane. A dare voce a questa protesta è Giovanni Migliore, il segretario CISL Scuola, il quale chiede al governo di far chiudere tutti quegli enti di formazione che hanno devastato questo settore portando alla crisi in tutte le famiglie e le scuole e di costruire invece un sistema di accreditamento che possa basarsi su dei rigidi controlli che ad oggi sono assenti. Sono circa 2.500 gli operatori del settore che hanno perso il lavoro ed altri 6.000 quelli che rischiano di perderlo da un momento all'altro. La protesta nasce da una vera e propria emergenza, insomma. Gli uffici provinciali del lavoro sono sforniti di qualsiasi strumento normativo. I lavoratori della formazione sono coloro i quali pagano per gli sbagli altrui, per le risorse disponibili che sono state sprecate dal governo o disposte in maniera non omogenea. Tra tutti i rami del sistema, quelli che sono diventati davvero insostenibili col tempo sono quelli della formazione ordinaria, dell'istruzione, delle politiche attive del lavoro. Bisogna fare dei passi avanti attraverso delle coraggiose scelte che non opprimano ancora una volta questo settore.
A Palermo, un uomo, dopo essersi impadronito di una bicicletta trovata in un giardino, ha tentato invano di fuggire dalla polizia che l'ha tratto in arresto per reato di furto aggravato. E il servizio ci riporta indietro nel tempo a quel famoso film di De Sica, Ladri di biciclette. Sembrava che lo scenario fosse quello del film Ladri di biciclette, invece gli agenti di polizia di Palermo hanno arrestato CF, queste le iniziali, 56enne, responsabile del reato di furto aggravato. All'alba di questa mattina l'uomo, adocchiato una bicicletta legata con una catena ad un albero in via Libertà, ha deciso di appropriarsene. In realtà non era la prima volta che il 56enne rubava una bicicletta, mezzo sempre più utilizzato dai cittadini palermitani per muoversi nelle trafficate strade del capoluogo. Nonostante la polizia lo avesse già arrestato per alcuni precedenti furti, l'uomo anche questa volta ha deciso di non resistere alla tentazione. Gli agenti, avvisati da una telefonata anonima di un testimone dell'accaduto, si sono immediatamente recati sul posto e nel frattempo un'altra volante intercettava il ciclista non passato inosservato a bordo della bicicletta appena sottratta. In pochi minuti l'uomo è stato fermato nonostante i suoi impacciati tentativi di giustificare il possesso del mezzo. La crisi aguzza l'ingegno e se l'ingegno viene aguzzato dalle persone normali, e dalle menti sane, purtroppo anche i mafiosi cercano altre vie ed altre fonti di approvvigionamento. In questo caso pensate che la mafia è arrivata anche sulla pesca dei tonni grazie alle intercettazioni fatte agli 8 boss arrestati qualche tempo fa. I carabinieri hanno scoperto una tangente che veniva richiesta ai pescatori: 1 euro per ogni chilo di tonno pescato. Le carni della femmina del tonno sono le più pregiate, certo, ma questo ha finito per stuzzicare l'interesse della mafia. Ad interessare non sono di certo le ricette prelibate, piuttosto meri interessi economici, il pizzo in particolare, 1 euro su ogni chilo di tonno pescato. Nella mafia di oggi, che affronta la crisi economica e si misura con i conti in rosso, i boss Alessandro D'Ambrogio e Giuseppe Di Giacomo si sarebbero inventati una nuova forma di estorsione per rifocillare le casse dell'organizzazione. Una forma di estorsione che porta gli investigatori a confrontarsi con gli affari più sommersi dell'organizzazione criminale. Il particolare è saltato fuori dalle indagini che di recente hanno portato in carcere 8 boss, di cui uno, Giuseppe Di Giacomo, è stato scarcerato perché non coinvolto in Cosa Nostra. Il pizzo si sarebbe aggiunto alle tangenti pagate da alcuni pescatori per liberare, grazie a compiacenze ancora da scoprire, il tonno pescato oltre le quote fissate dall'Unione Europea e perciò sequestrato. Eppure i sequestri rischiavano di mandare all'aria gli affari di D'Ambrogio e di Di Giacomo, che esplicitamente hanno fatto riferimento ai titolari di un importante ingrosso di pesce palermitano. E a giudicare dalle parole di Giovanni non sarebbero neppure gli unici a pagare il pizzo a Cosa Nostra, fra loro anche gli infilati al porto, così li chiamavano. Infine c'è un passaggio che rimanda all'esistenza di accordi illeciti, un passaggio tutto da chiarire, su cui i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo mantengono il più stretto riserbo. Ancora disagi sociali, argomento di questo TG, hanno protestato oggi a Palermo le famiglie del comitato Prendo Casa, chiedono all'assessore Catania di dare loro una residenza anagrafica contro quanto stabilito dall'articolo 5 del piano casa. Hanno occupato oggi gli uffici dell'assessorato alla partecipazione, decentramento, servizi anagrafici, migrazione e servizi demografici di Piazza Giulio Cesare a Palermo le famiglie delle case del comitato Prendo Casa Palermo. Oggetto della protesta riguarda la registrazione della residenza anagrafica delle case occupate dai manifestanti, una richiesta che si fa all'articolo 5 del piano di casa.
Quest'ultimo infatti non permette di avere la residenza per chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo, privando questa gente dell'effettivo godimento di diritti fondamentali quali la possibilità di accedere a servizi sociali, sanitari, scolastici, assistenziali. L'articolo allora fu firmato da Renzi e Lupi, ma è chiaro che sia in contrasto con molte delle norme della Costituzione, per questo è diventata oggetto di molte controversie anche nel contesto politico. Dalla residenza anagrafica dipendono infatti il diritto di voto, il diritto alla pensione e tutto questo ricade anche sui minori che dipendono dai genitori. Togliere la residenza a qualcuno significa quindi togliere quella persona o quella famiglia da ogni tipo di contesto sociale. Per questo i manifestanti si sono rivolti all'assessore Giusto Catania per non recepire l'articolo e concedere loro una residenza. In questo servizio che seguirete adesso si lamentano i dipendenti comunali dell'assessorato alla pubblica istruzione. Loro hanno casa, lavorano, però hanno nei loro uffici anche gli scarafaggi. Passeggiata con scarafaggi nei locali del settore servizi educativi del comune di Palermo. La foto scattata all'interno dell'edificio, sito in via Notar Bartolo 21A, mostra le carcasse di diversi scarafaggi in mezzo ai corridoi all'interno dei bagni. I dipendenti comunali hanno affermato che la situazione va avanti da diverso tempo, nonostante sia stata già inoltrata la richiesta di disinfestazione. Avevano assicurato, hanno detto, che la disinfestazione dei locali sarebbe stata effettuata durante questi giorni di ferie e invece niente. Marianna Fiasconaro, dirigente responsabile dell'ufficio servizi per l'infanzia, in sostituzione di Licia Romano, capo area settore servizi educativi del comune di Palermo, ha spiegato che si è cercato nei limiti del possibile di effettuare un'ulteriore pulizia ordinaria all'interno dei locali, poi secondo i canali usuali attraverso la segreteria generale si è richiesto un intervento di disinfestazione. Al momento i dipendenti sono in attesa di conoscere da parte della segreteria generale se ci sono i fondi e quando verrà programmata la disinfestazione degli uffici. Laddove non ci dovessero essere fondi o non dovessero essere sufficienti, si provvederà a toccare il budget messo da parte al fine di colmare l'ingente lacuna. La responsabile comunque si è dichiarata abbastanza dispiaciuta dell'accaduto, soprattutto del fatto che gli utenti ed i dipendenti non si siano tanto rivolti al dirigente della struttura per segnalare la criticità, quanto più ai giornalisti. Mi sembra, ha affermato, un modo distorto di trattare le problematiche della pubblica amministrazione. In apertura della seconda parte del nostro TG parliamo di Alcamo, dove continuano e sono ormai presenti da tempo i problemi idrici. Il consigliere Caldarella in seduta di consiglio ha sollevato la questione ed ha assicurato che farà il possibile per restituire l'acqua agli alcamesi. Il problema idrico è uno dei temi decisamente più scottanti del comune alcamese, di cui se ne è parlato anche in seduta di consiglio. Un vero e proprio incubo, un tunnel senza uscita per gli alcamesi che, sebbene stiano attualmente godendo dell'approvvigionamento idrico quasi quotidiano, non hanno la possibilità di vivere in una condizione di stabilità totale che ha alla base una rete sana e funzionante. A sollevare in consiglio il problema è stato il consigliere Caldarella, che ha parlato delle perdite d'acqua in numerose vie della città. All'emergenza idrica si deve porre una soluzione definitiva, ha detto, ed occorre auspicare ad una programmazione seria per la ristrutturazione dell'intero impianto idrico. Certo, i problemi economici ci sono, ma con le procedure d'urgenza si rischia di sprecare solo soldi. O decidiamo di sforare il patto di stabilità per risolvere il problema, o ci organizziamo per chiedere finanziamenti, ha affermato il consigliere, dalle cui parole trapela il desiderio di dare certezze ai cittadini. Il consigliere non nega infatti l'impegno passato da parte dell'amministrazione nel tamponamento del problema, ma si dice pronto a qualsiasi azione immediata per una richiesta di fondi. Il sindaco, che ha preso la parola, ha sottolineato poi in risposta l'esigenza di un progetto completo ed ampio di risanamento che possa evitare ulteriori danni dopo l'aumento della gittata di acqua che scorre nelle tubature.
Da Alcamo spostiamoci a Castellammare del Golfo, dove Francesco Poma è stato eletto presidente della consulta sull'handicap. Sono tanti i progetti in cantiere, ha detto il presidente, che indubbiamente faciliteranno la vita dei diversamente abili. Nel suo progetto è previsto anche un notevole abbattimento delle barriere architettoniche. Il ragioniere castellammarese Francesco Poma è stato eletto come nuovo presidente della consulta sull'handicap. La consulta, costituita nel 2005 dopo un incontro dell'amministrazione comunale con gli operatori e le associazioni del settore, è un organo di partecipazione attiva dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Il nuovo direttivo è formato dal presidente Poma, da anni in prima linea con iniziative di ambito sociale e politico, dal vicepresidente Maria Marraccino e dai collaboratori di Benedetto Franca, Ruggeri Francesco e Calleca Giuseppe. All'interno della consulta ci sono quindi tutte le associazioni che operano sul territorio, dall'Associazione Maria Santissima del Soccorso Onlus alla cooperativa Humanitas 91. Già nel mese di marzo la sezione Nello Musumeci presidente, sezione Martino di Benedetto di Castellammare del Golfo, in una lettera indirizzata al sindaco Nicolo Coppola, aveva lanciato le proposte per stilare un piano di abbattimento delle barriere architettoniche del paese. Oggi, a soli 2 mesi, sembra diventare realtà. La consulta, ha spiegato il presidente Francesco Poma, si propone di esercitare la libertà solidale nell'interesse collettivo, facilitando il processo di integrazione nei campi educativi, sociali, sanitari, del lavoro, tempo libero, informazione e vita di relazione. Nei prossimi mesi, ha affermato, si lavorerà per eliminare tutte le barriere architettoniche presenti, permettendo l'accesso di queste categorie alle strutture pubbliche e private, come previsto dalle leggi in materia. Lo stesso accadrà per i trasporti, sperimentando un servizio navetta a richiesta e per i parcheggi. Per la sanità si chiederà una corsia preferenziale per le prenotazioni e per le prestazioni, investendo anche responsabili dei piani sociali di zona. Si lavorerà per l'accesso libero a tutte le sedi scolastiche cittadine con adeguata assistenza. Per l'ingresso nel mondo del lavoro si chiederà il rispetto delle leggi mirate ai disabili ed in particolare l'applicazione della legge 68/99, cercando di coinvolgere gli imprenditori locali e le autorità competenti in materia. Inoltre, ha concluso il presidente, si intenderà di favorire la partecipazione dei disabili a tutte le manifestazioni culturali, ludiche e sportive organizzate da enti pubblici e privati. Gli imprenditori siciliani potranno approdare a Dubai. Sono due infatti i protocolli d'intesa stipulati con lo Scericco e il Madoir che coinvolgeranno 40 imprese siciliane. L'assessore alle attività produttive Linda Vanchieri ha affermato che adesso c'è davvero grande fermento nelle imprese nonostante il perdurare della crisi. Che lo abbia affermato Linda Vanchieri, sicuramente conoscendo i suoi precedenti, non è un sigillo di garanzia. Comunque gli accordi sembrano siano stati fatti. La Sicilia che produce e che vive conquista gli Emirati Arabi. È stato presentato presso l'assessorato regionale delle attività produttive il protocollo di intesa firmato fra il distretto meccatronica Sicilia e lo sceicco El Moidor, presidente della Society of Engineers degli Emirati Arabi e presidente della Hilt Society di Dubai. L'accordo, promosso dall'assessorato regionale delle attività produttive, riguarda al momento 2 progetti, Edimec, che coinvolge un cluster di 30 aziende, e Sustainable Island, che riguarda 10 imprese, che è stato preso in considerazione anche per l'Expo 2015. Questo protocollo, ha affermato l'assessore regionale alle attività produttive, Linda Vanchieri, è la dimostrazione di quanto fermento ci sia ancora nel mondo imprenditoriale. Nonostante la crisi, le aziende continuano ad investire di tasca propria in ricerca e innovazione, e questo sta permettendo oggi di esportare la nostra capacità di innovazione e anche la capacità di presentarci come sistema che porta all'estero l'immagine della filiera produttiva siciliana. Questo protocollo è importantissimo sia perché dagli Emirati Arabi arriva la richiesta di un transfer tecnologico in termini di know-how,
sia perché stabilisce un ponte, un'amicizia istituzionale che riguarderà non solo questo settore, ma anche quello della salute, in modo particolare tutta la filiera delle biotecnologie e quello dell'agroindustria. Una cosa deve essere chiara alla politica: questa è l'unica strada percorribile. Non si può pensare, ha concluso Lavancheri, ad una crescita della Sicilia senza mettere in campo misure indirizzate allo sviluppo e quindi a imprese e lavoratori. Che questo sia davvero un buon trampolino di rilancio. Domani alle 11, dalle 11 in poi, X Factor si fermerà a Piazza Castelnuovo per l'ultima tappa del Tour on the Road. Il talent scout più famoso d'Italia dunque sbarca in Sicilia e dà un'opportunità ai ragazzi siciliani. Domani, mercoledì 30 aprile, il talent show più famoso d'Italia sbarca direttamente a Palermo. Dalle 11 X Factor si fermerà in piazza Castelnuovo per l'ultima tappa del Tour on the Road, che ha attraversato l'intera Italia alla ricerca di nuovi talenti musicali. E chissà, magari i prossimi protagonisti potrebbero essere palermitani. Un viaggio in 17 tappe per cercare in ogni regione potenziali pop star della prossima edizione. Dopo questo primo girone o fase di scouting, l'appuntamento è rinviato a maggio, con i tradizionali casting che si terranno in tre città e a cui seguiranno le consuete audizioni davanti all'implacabile giuria. Inoltre, da quest'anno, per la prima volta, al fine di mettere ancora più in evidenza le proprie doti canore, sarà possibile completare l'iscrizione con una breve performance video da caricare online, in cui i candidati possono eseguire un brano a cappella di durata compresa tra i 30 secondi e un minuto. Questa sicuramente è una di quelle occasioni tanto attese dai giovani amanti del canto e della musica, un'occasione che di certo non può essere persa. Da una trasmissione X Factor ad un'altra con le dovute proporzioni, parliamo di una nostra trasmissione con tutto il cuore, curata da Monsignor Salvatore Salvia, che va in onda ogni lunedì alle 21.15. Ieri Monsignor Salvia ha parlato della settimana dedicata alla Madonna del Ponte ed ha ricevuto una telefonata inaspettata, quella del Vescovo che lui aveva preannunciato fosse a Roma per i due papi. E appena ritornato ha chiamato in trasmissione per complimentarsi con Monsignor Salvia e soprattutto con la sua trasmissione. Durante la trasmissione Con tutto il cuore, che va in onda ogni lunedì sera sulla nostra emittente, giunta al suo 18° appuntamento, ieri si è ripercorsa la settimana dedicata alla Madonna del Ponte, ai preparativi, al pellegrinaggio ed alla fede che la popolazione riversa nei confronti di Maria Santissima del Ponte. Padre Salvia, insieme a qualche delegato della deputazione, ha fatto vedere le immagini dei momenti salienti della settimana che a Partinico prolunga la Pasqua. Inaspettata è arrivata la telefonata del Vescovo, che era appena arrivato a casa dopo il viaggio a Roma per la canonizzazione dei papi. Monsignor Pennisi da Monreale ha chiamato in diretta, sorprendendo lo stesso Padre Salvia, che aveva aperto la trasmissione dicendo che il Vescovo era in visita a Roma. Padre Salvia, ecco, anche appena tornato da Roma mi sono collegato, sto seguendo la trasmissione. Grazie, io so. Saluto lei, saluto, ecco, il responsabile della i responsabili della deputazione, ecco, come se saluto, ecco, la TV7 che rende possibile questo servizio, ecco, al popolo santo di Dio, ecco, mi pare importante. Allora, vengo da Roma, dove ho partecipato alla canonizzazione di San Giovanni XXIII e di San Giovanni Paolo II. Ecco, era presente anche una delegazione della nostra diocesi, sono tornato con loro stasera. Nel fare gli auguri, ecco, a questa trasmissione, ecco, desidero veramente invocare l'intercessione della Madonna su tutto il popolo di Partinico, su tutti i pellegrini che vengono anche dai paesi vicini, perché la Madonna, stella della nuova evangelizzazione, possa dare a ciascuno di noi la gioia di annunciare, di testimoniare ogni giorno il Vangelo. Buonasera a tutti. Grazie Eccellenza, ci ha fatto un grande dono stasera e questo mi incoraggia a continuare in questo tipo di evangelizzazione. Grazie Eccellenza.
Io vi ricordo che le repliche della trasmissione Con tutto il cuore vanno in onda anche il sabato. La trasmissione durerà per tutto il mese di maggio, poi naturalmente andrà in pausa estiva per riprendere a metà settembre, come molte trasmissioni. E questo era l'ultimo servizio per oggi. Io vi ringrazio per aver scelto Studio TV7 e rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.